Allora, ah no, sei un quarto di ieri pomeriggio. Allora voglio dire perché. Allora io l'ho identificato, ho fatto la denuncia, lo voglio far arrestare. Come ho fatto a identificare? Non ci ho visto, carissimo. Ha probabilmente prima studiato la sua preda e in un momento di distrazione è entrato in azione. Furto in un negozio di articoli sportivi, Special Sport, in pieno centro a Nocera Inferiore. Il colpo poco dopo le 18. E qui nella zona alta di via Barbarulo che si trova il negozio derubato. Il ladro è entrato indisturbato da questo ingresso, l'unico ingresso del negozio, per mettere poi a segno indisturbato il furto. Ad agire è un uomo con volto scoperto, anche se non si esclude che qualche possibile complice possa aver fatto da palo. L'uomo è entrato nel negozio in un momento in cui gli addetti alla vendita erano impegnati in punti lontani dalla cassa con dei clienti. È entrato, lui già sapeva, ci pedinava già da tempo. Che sapeva che lasciavate la cassa? No, sapeva che praticamente, perché mi ha fatto? A me non è difficile che mi fanno, perché vi aiuto un attimo in dubbio. Quindi loro mi hanno guardato per tempo. Come sono andati in bagno e sono andati, sono entrati nel momento in cui c'era gente. Quindi loro stavano con i clienti. Chi se come ha trovato l'attimo provizia e mi semmana a rometto un borsello, un cassettone, qui ha dei soldi senza. Ha afferrato il portafoglio che era in un borsello posizionato sotto il registratore di cassa per poi scappare via. È in quel momento che è stata notata la sua presenza, ma l'uomo era già in fuga. È scattata la denuncia ai carabinieri, in queste ore l'identificazione e a supporto delle indagini vi sarebbero anche le immagini delle telecamere di negozi adiacenti a quello preso di mira. Sembra che, tra l'altro, non si tratti dell'unico furto di tale genere messo in atto nel centro cittadino di Nocera Inferiore. Negli ultimi mesi anche altri negozianti avrebbero subito dei furti con analogo modus operandi. Intanto gli agenti di polizia locale, agli ordini del comandante Giuseppe Contaldi, hanno rinvenuto in strada il portafoglio, all'interno però nessun soldo. Ingente la somma portata via dal ladro in fuga.